29 luglio. Qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Marta ha nel cuore una fede in Gesù, ma non del tutto perfetta. Manca ancora di molte verità. La vera fede non si fonda su una sola verità. Essa è una verità molteplice. Le verità della purissima fede in Gesù Signore non si possono contare. Ogni parola della Scrittura antica e del Nuovo Testamento manifestano una verità necessaria per possedere la fede completa in Cristo Gesù. Ma neanche tutta la Scrittura è sufficiente. C'è tutta la tradizione, il magistero, la teologia, la geografia. Sono tutte vie per giungere alla purezza della fede nel Salvatore e Signore, Redentore e Dio, Verbo incarnato, crocifisso, risorto, asceso al cielo, costituito dal Padre giudice dei vivi e dei morti. Qualche verità già la si conosce. Il centurione l'aveva rivelata. La presenza di Gesù non è necessaria per operare un miracolo. Molti miracoli di Gesù sono infatti a richiesta di altri, mentre la persona da guarire, sanare, liberare è assente, lontana. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa a letto, paralizzato, e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico ad uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. Matteo 8, 5-13. La fede di Marta non è neanche perfetta nel credere nella parola immediata di Gesù: «Tuo fratello risusciterà». Lei subito rimanda alla risurrezione dell'ultimo giorno. E quando Gesù Cristo le dice: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno», e poi le chiede: «Credi questo?», lei risponde con una professione di fede generale, non particolare: «Sì, o Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Per Marta il fratello è morto e morto resterà. Lei, nel suo cuore, è convinta che ormai Gesù nulla potrà fare, anche perché suo fratello è ormai da 4 giorni nel sepolcro e già in stato di decomposizione. Un cadavere in decomposizione, a suo giudizio, mai potrà essere riportato in vita. Questo è lo stato attuale della sua fede. Altro non si può chiedere, anche se alcuni elementi della verità della fede in Cristo già si conoscono. Molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Giovanni 11, 19-27. Oggi più che mai urge mettere ogni impegno a comporre nel nostro cuore tutti gli elementi che fanno la verità della purissima fede in Gesù Signore. Basta che manchi una sola verità e la fede si trova senza la pienezza di luce e di conseguenza anche di forza nello Spirito Santo,
per spingere in avanti la nostra vita verso il suo perfetto compimento in Cristo Gesù. Poiché nell'ora attuale Cristo Redentore è stato ridotto a un vago sentimento, trovandosi lui spogliato di ogni verità, diviene impossibile per il cristiano orientare la propria vita al suo Salvatore e Redentore. Non ne conosce i tratti divini e umani, in più si aggiunge a questo una devastante opera dei falsi profeti che quotidianamente tolgono verità a verità, e si comprenderà, perché sono morti, la vera speranza e la divina carità nei cuori. Si può rimediare? Occorre un lungo, lungo tempo. Madre di Dio, angeli, santi, aiutateci a portare il nostro cuore nella verità di Cristo.